Augusta si era distesa sul lago. L'acqua a poco aveva inzuppato il vestito, lo aveva slacciato alla vita e aveva lisciato le pieghe che arricciavano la gonna. Ora l'abito aperto faceva galleggiare Augusta come una foglia di ninfea. Tutto sommato era rilassante, si sopportava anche meglio il caldo, stando a mollo. E con l'acqua nelle orecchie non si sentivano gli improperi che Casper lanciava verso il cigno. Frau Brezel, però, si accorse di lei. L'aveva vista planare sull'acqua mentre il suo valoroso Herr Brezel lottava col nemico, e avendo pensato che Augusta volesse fuggire, aveva deciso che era il momento di dare il suo contributo all'impresa.